Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente ad ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici e chiunque lo svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Fare trading comporta dei rischi. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. Il 71,8% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con Pepperstone. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l'elevato rischio di perdita. Le opzioni e i certificati sono strumenti complessi che potrebbero generare rapidamente delle perdite e superare anche l'importo investito. Lo spettatore pertanto esonera questo webinar e chi lo ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione. Team visionforex.info. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento didattico qua su visionforex.info. Andremo subito a cedere la parola tra pochissimo al relatore di questa sera, ma prima di cedere la parola stessa appunto a Matteo Paganini, vado a ricordare a tutti quanti che la chat a vostra disposizione, soprattutto in questi appuntamenti dedicati alla didattica, sono ovviamente consentite le domande e l'interazione, come sempre, al posto numero uno qua sulla nostra piattaforma. Non ha bisogno di presentazioni, ormai fa parte della famiglia Vision Forex da tante settimane. Vado a dare un buon pomeriggio, perché in quel di Londra è ancora pomeriggio, un'ora indietro, al Managing Director di Pepperstone, Matteo Paganini. Ciao Matteo, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a tutti. E allora Matteo, abbiamo organizzato questo webinar gratuito perché all'interno appunto della fascia Trading Outlook che vede te come sempre presente, tratti spesso quello che è la tua metodologia di analisi dei mercati finanziari. E allora sono state fatte tante richieste anche da parte degli utenti e abbiamo dedicato questa sera appunto un appuntamento specifico a quella che è la tua analisi. Lo abbiamo chiamato, meglio lo hai tu, chiamato il metodo dei 5 punti. E allora andiamo, ovviamente ti cedo la parola, mi metto qua in silenzio, se arriveranno delle domande interromperò solo per quello, ma lascio a te la parola in questo momento per andare appunto a spiegare per filo e per segno quello che è la tua metodologia di analisi. Matteo. Bene, l'hai introdotta tu, si chiama il metodo dei 5 punti perché andrei subito diretto al dunque, io visto che non abbiamo tanto tempo per stare insieme, che da un punto di vista di marketing è un nome bruttissimo, me ne rendo conto, ma che forse rende l'idea di quello che si va insomma a guardare, o perlomeno all'inizio dà l'idea di quante cose bisogna guardare. Perché il metodo serve all'interno di un quadro destinato al trading a decidere se comprare, se vendere o se non fare niente. Potrebbe essere equiparato al lancio di una monetina, testa compro, croce vendo. Bene o male abbiamo una probabilità del 50-50 di riuscire a portare a casa la pelle, ma noi non ci affidiamo chiaramente alla monetina, andiamo ad utilizzare un qualcosa che dovrebbe migliorare la probabilità di riuscita della nostra strategia. E questo metodo è stato sviluppato un po' negli anni. Io ho iniziato a lavorare sui mercati nel 2005, per cui inizia ad essere qualche annetto, in base un po' all'esperienza che ho avuto. Perdo un attimo di tempo all'inizio, però è tempo ben investito, secondo me, perché andiamo a capire il perché diamo importanza a certe cose e quali sono le cose a cui diamo tendenzialmente importanza. Allora, inizialmente io, giusto per darvi un'idea, avevo dei grafici, si vede il mio schermo, Francesco, sì? Ok. Assolutamente sì, Matteo, certo. Avevo dei grafici che per darvi un'idea erano più o meno così. Quindi
quindi io quando guardavo i prezzi non vedevo nient'altro se non una linea orizzontale, e sotto questo grafico avevo diversi indicatori, tutti quelli che avevo cominciato a studiare a livello di analisi tecnica. E quando avevo quei 10-15 indicatori, tutti che segnavano un acquisto o una vendita, in base chiaramente a quello che avevo studiato, andavo a mercato, facevo poche operazioni durante il mese di trading, e la maggior parte era in perdita. Per cui piano piano ho capito che forse stavo sbagliando qualcosa. Allora ho avuto la fortuna di potermi muovere dall'Italia e vedere un attimo come effettivamente funzionavano i mercati, fino ad arrivare soprattutto sul valutario, perché io parto dal mercato valutario, a capire che cosa sta dietro un grafico. Nel senso, quando noi guardiamo un grafico, qualunque esso sia, adesso c'è in trasmissione l'euro-dollaro H4 a 4 ore, si vanno a creare queste candele che non sono nient'altro che indicative di due prezzi, bid ask, diciamo un prezzo solo, perché ormai gli spread sono quelli che sono, e in base a come questi prezzi vengono battuti si forma tendenzialmente la candela a mercato. E quando io ho visto gente che nelle grosse sale operative dove venivano quotati i prezzi non aveva davanti agli occhi dei grafici, e se passava qualche grafico era un grafico vergine, se c'era disegnata una trend line era già qualcosa di importante da vedere, mi sono reso conto che forse andare a lavorare su tutti gli indicatori che potevo studiare era un qualcosa di sbagliato a livello di approccio, perché i trader che andavano a lavorare su questi prezzi erano tendenzialmente un po' spaparanzati sulla sedia, immaginatevi un desk come questo qui, con delle scatole di biscotti, di ciambelle che giravano, mangiavano tranquillamente, quando ci si avvicinava a un certo livello ci si tirava su sulla sedia e si iniziava a stare un attimo attenti al mercato. E la maggior parte delle volte che succedeva questo, il livello era un livello o di minimo precedente o di massimo precedente. Voi dovete immaginarvi di avere un bid e un ask sempre a disposizione, quindi voi quotate, ipotizzate che io vi quoti un prezzo, bid e ask, se voi continuate a colpire sul bid, state vendendo quello strumento, per esempio l'euro dollaro, e in un mondo ideale, anni e anni fa, il broker andava a comprare quello che tu stavi vendendo, dopodiché doveva coprirsi a mercato. Ma questi sono altri discorsi. Ipotizzate di vedere un bid e un ask, la maggior parte delle volte viene colpito il bid per effetto di appunto questa politica di esecuzione di tanti trader che colpiscono il bid, il prezzo va a scendere, fino a quando a un certo punto invece che il bid viene colpito l'ask, quindi il prezzo comincia a risalire. Nel mondo reale sono tanti flussi di capitale che entrano sui diversi prezzi che ci sono, ma significa che o chi stava vendendo ha smesso di vendere, ha iniziato a comprare, oppure viceversa, chi stava vendendo è stato surclassato da chi sta comprando, quindi entrano a mercato capitali più grossi rispetto a quelli che ci sono sul lato short di mercato, e il mercato crea un minimo e da lì riparte. Questo minimo viene graficato chiaramente sui grafici da tutti quelli che riusciamo a vedere come dei minimi, ma lì capisco l'importanza di quel punto, perché nelle grosse sale si iniziava a stare attenti, perché intorno a quel livello tendenzialmente da un punto di vista statistico, cosa vuol dire, la maggior parte delle volte succedeva qualcosa, che cosa non lo sapevamo, però che qualcosa potesse succedere era un dato quasi certo, quasi di fatto. Allora ho iniziato a tirare delle linee orizzontali a partire dai minimi o dai massimi se il mercato stava salendo, e a vedere che cosa succedeva una volta che il prezzo raggiungeva quel livello, e molto spesso o quel livello teneva, quindi ipotizziamo di fare un minimo, il mercato risale, torna su quel livello tiene, da lì si riparte, oppure veniva rotto e il mercato accelerava. È chiaramente un qualcosa di contrapposto, o bianco o nero, o c'è il sole o piove, quindi o il mercato tiene o il livello viene rotto, quindi non era possibile capire ex ante che cosa fare su quel livello. Però era un punto di interesse, perché intorno adesso si andavano a distribuire quelle che io definisco le nuvole di ordini. Voi dovete immaginarvi degli ordini piazzati a mercato. Adesso magari diamo un attimo dei colori un pochettino più vivi.
Intanto Matteo, che tu prepari il grafico, vado ovviamente a ringraziare anche le persone che mi stanno scrivendo su WhatsApp. Ci sono anche delle richieste specifiche per quanto riguarda l'analisi di uno strumento, ma vado a salutare ovviamente tutte le persone, da Giovanni a Donato a Giuseppe, che ha scritto tra l'altro dalla regia la chat, ad Antonio, a Roberto, a Marco, ad Aldo, che dice: ciao Matteo, ciao Francesco, vi seguo sempre con interesse, non vedo l'ora di capire come opera Matteo, che risulta sempre molto preparato e professionale e che ho imparato a seguire con attenzione grazie al vostro portale ben strutturato. Quindi grazie mille ad Aldo. Matteo, ti ho lasciato 2 secondi per preparare il grafico, mi metto nuovamente in silenzio. Sì, io non ho preparato slide, vado direttamente sui grafici, che tanto è qualcosa che dobbiamo applicare ogni giorno. Intorno ai livelli di attenzione, che sono quelli dove si formavano i minimi e i massimi, accelero un attimino anche a livello di parlate, in modo tale da concentrare più argomenti all'interno di questo appuntamento. Poi avrete a disposizione una registrazione se volete rivisitare tutto con calma, e se volete chiarimenti rimango chiaramente a vostra disposizione. Dicevo, intorno a questi livelli si creavano quelle che io ho definito le nuvole di ordini. Quindi voi immaginatevi, non so, Matteo Paganini che piazza un ordine su Pepperstone a livello di 1,10,71 sull'euro dollaro per vendere euro per un importo pari a 2 lotti, 200.000 euro. Francesco invece magari piazza un ordine invece che a 1,10,70, 1,10,65 pari a 20.000 euro. Un altro trader su una banca o su un altro broker piazza un ordine a 1,10,69 per 2 milioni di euro e via discorrendo. Se voi immaginate quel livello lì su tutti i broker del mondo, un po' di ordini qui, un po' di ordini lì, un po' di ordini su, un po' di ordini giù, si creano questi agglomerati, che io ho definito nuvole perché mi sembrava adesso bene l'idea, di ordini, che sono ordini molto spesso, in prevalenza, o di vendita se siamo sotto i minimi, o di acquisti se siamo sopra i massimi. Vendite perché si vanno a stoppare posizioni lunghe che qualcuno ha già messo a mercato, oppure vendite perché si vogliono sfruttare le rotture per entrare a mercato. Quindi sono ordini comunque di stop, perché arriviamo da un livello di prezzo più alto, quindi se noi chiediamo alla piattaforma di vendere a un livello di prezzo inferiore rispetto a quello che avremmo a disposizione nel momento in cui inseriamo l'ordine, l'ordine viene catalogato come un ordine di stop, e sono ordini di vendita, siano essi di stop loss o di stop entry. Per cui se colpiti questi ordini e i prezzi iniziano a visitare, a camminare all'interno di questa nuvola di ordini, c'è la possibilità che il mercato inizi a scendere. Se le nuvole di ordini sono grosse, i prezzi possono scendere in maniera importante. Così come queste nuvole di ordini possono essere posizionate sopra ai livelli di attenzione, perché qualcuno magari dice: aspetto il tocco di quel punto, poi se il mercato riparte penso ad entrare. Quindi sono ordini di solito più conservativi, che comunque si creano e possono portare, per l'appunto, se colpiti, a una salita di prezzi nell'esempio che stiamo facendo. Quindi da lì ho iniziato a dire, e poi vado molto più veloce sugli altri punti, è un'introduzione che però dà il polso della situazione, vi fa capire perché quello che adesso definiremo come un supporto o una resistenza statici sono veramente importanti. E lì ho capito che per l'appunto c'era da individuare queste nuvole. Cioè, se noi capiamo dove sono le nuvole di ordini, a quel punto lì siamo pronti a prendere degli aumenti di volatilità che poi possono portare a un'evoluzione buona da un punto di vista sempre statistico di certi pattern, di certe configurazioni che sui prezzi si vanno a po'. Tutta questa spatafiata per dirvi che i punti statici, che sono al primo punto del mio metodo, sono quelli più importanti di tutti. Cosa vuol dire? Che io, quando il mercato fa un minimo, prendo e traccio una linea verso destra in orizzontale, e quel livello, fino a quando non succederà qualcosa di diverso da quello che sto per dirvi, manterrà sempre il ruolo ipotizzato di supporto. Quindi se io traccio una linea sui minimi, il mercato va a rimbalzare a rialzo, quando torno su questa zona mi aspetto che funzioni come supporto. Quindi se io conoscessi solo il concetto di supporto, dovrei comprare vicino a questa zona per delle ripartenze che possono portare, poi vedremo dove, e dovrei stoppare la mia posizione se il supporto viene rotto, perché a quel punto il supporto non mantiene più il ruolo di supporto, ma viene per l'appunto superato, questo ruolo viene inficiato, e da lì cosa succede? Boh, il mercato può andare giù, può aver fatto una falsa rottura del supporto, ripartire,
può rimanere laterale, iniziano ad esserci troppo condizionali all'interno di quello che potrebbe per l'appunto andare ad accadere. Quindi se non si hanno le idee chiare e supportate dalla statistica, è meglio non essere abituati. Questo lo dico contro gli interessi dei broker, chiunque essi siano, anche per questo broker che sto a dirigere in questo momento, ma nel corso del tempo penso di essermi fatto una fama abbastanza da persona etica, per cui se ci sono delle situazioni da sfruttare si possono sfruttare, altrimenti continuare a fare eseguiti per niente, secondo me è un approccio che ha a che fare con altri mestieri e non con quello del troppo. Se il supporto viene rotto, molto spesso succede che questo vada ad intervenire come resistenza. Io do per scontati i concetti di supporto e di resistenza, se così non fosse scrivetelo in chat e andiamo a vederli, però molto spesso diventano delle resistenze, ossia dei livelli che fanno fatica ad essere superati a rialzo dei prezzi. E si va a creare quello che io definisco e che tanti di voi mi sentono definire lo scambio di ruolo. Io molto spesso dico c'è una zona da scambio di ruolo, tanta gente mi dice cosa stai dicendo? Questo, ossia che siamo sul mio livello 1, quindi si parla di punti statici, un supporto mantiene il suo ruolo fino a quando viene rotto è possibile che assuma il ruolo opposto, quindi diventi una resistenza, e viceversa, una resistenza spesso quando viene rotta può assumere il ruolo da supporto e da lì il mercato potrebbe ripartire. Sono punti statici perché al passare del tempo, sull'asse delle X voi trovate il tempo, le date e le ore, il livello di prezzo a cui io devo prestare attenzione è sempre lo stesso. E sono anche, tra virgolette, i più facili da segnare questi punti, perché se dei minimi sono ben segnati o dei massimi sono ben segnati e io faccio passare all'interno di questa aula virtuale, facciamo finta di essere presenti di persona, non so, 200 fogli per ogni partecipante, uno per ogni partecipante, bene o male i punti grossi li troviamo tutti. Quindi se c'è un punto di supporto grosso, un minimo grosso, state tranquilli che lo segnate a mercato, sul grafico. Questi livelli possono essere dei livelli secchi, quando i minimi sono precisi, o possono essere delle aree di riferimento, come per esempio quelle che potete vedere qui sopra. Quando disegno le aree, prendo a riferimento i massimi, poi i minimi chiaramente, che sono stati toccati, e tutte le candele che hanno mostrato quelle ombre, o comunque quei movimenti di arrivo all'interno di questa zona pur non avendo battuto il livello preciso. Quando facciamo trading non si lavora mai sul pip spaccato, ma bisogna stare attenti a queste aree perché se appunto superate possono trovare le nuvole di ordine, o se tengono possono portare movimenti al contrario. Quindi in un mondo ideale, se io conoscessi solo il concetto di punti statici, dovrei comprare sul supporto e stopparmi sotto, vendere sulla resistenza e stopparmi sotto. Con l'idea che se il supporto viene rotto, il mercato potrebbe accelerare, questo è un potrebbe, quindi non stop della posizione e reverse della posizione, stop sì, sempre, reverse dipende, vedremo tra poco come. Stessa cosa sulla resistenza. Adesso vado via molto più veloce perché andiamo a vedere tutti gli altri punti e sono concetti abbastanza semplici. Ho voluto stressare un attimo il perché do tanta importanza ai livelli 1, quindi ai punti statici, perché sono dei concetti che quando approcciate l'analisi tecnica, soprattutto adesso che è un argomento sul quale hanno scritto di tutto e di più e hanno scritto non so quanti autori, chi più accreditati, chi più meno, è un concetto che voi trovate come concetto basilare, quindi tanti di voi possono anche dire è un qualcosa di talmente basilare che io non lo utilizzo perché voglio trovare l'indicatore magico o qualcosa che riesce a farmi guadagnare parecchi soldi a mercato, stare sempre a mercato, fare tante operazioni, non perdere neanche un'occasione. Invece è un concetto che io sto ribadendo da tanto tempo, qualcuno mi prendeva in giro all'inizio, non solo per il nome del mio metodo, perché è un nome veramente obbrobrioso, ma anche per i concetti che iniziamo a trasmettere, perché tutti mi dicevano, ma tutti sanno cos'è un supporto e una resistenza, risposta sì è vero, bisogna vedere se tutti sanno come utilizzarlo e se tutti danno quell'importanza
danno un'importanza giusta a questi livelli e ho cercato di spiegare il perché. Tant'è che li ho messi al primo punto. Il mio metodo dei 5 punti sono per l'appunto 5 livelli, adesso li vediamo tutti. I primi 4 sono totalmente tecnici, quindi sono livelli tecnici puliti. Il quinto è un livello che io definisco come coadiuvante, si va a ragionare su correlazioni di mercato, sul sentiment di mercato e su poche altre cose. E lì invece va contestualizzato un pochettino di più, soprattutto in base alle fasi storiche che stiamo vivendo, perché purtroppo le correlazioni vanno e vengono, che è un piacere o un dispiacere a seconda di come la si vede. Quindi sulle correlazioni non andrò a investire tanto tempo adesso, perché toglierei tempo al resto e vi darei dei concetti che magari durano poco tempo, oppure dei concetti generali che sono buoni per cultura personale, ma a che fare col trading hanno poco adesso. Mi concentrerò di più sugli altri 4 punti ed al quinto punto vi dirò soltanto un qualcosa che invece è da considerare sempre a livello generale, che ha a che fare con il sentiment di mercato. Fatemelo appuntare, perché io solitamente quando parlo del metodo dei 5 punti arrivo alla fine dove tutti mi dicono: ok, ho capito i 4 punti, ma del quinto non ci hai parlato, perché alla fine della fiera, non essendo tecnico, non ci arrivo mai. Matteo, allora andiamo al secondo, terzo punto e poi per rispondere, tra l'altro adesso ho visto qualche domanda che è arrivata, ma ci arriveremo, perché sono sicuro che trattando gli altri punti arriveremo anche alle risposte, ma sono pronto poi a girarti quelle che sono le domande per quanto riguarda il prossimo. Sarò velocissimo, perché abbiamo come secondo punto stessi concetti, quindi supporti e resistenze ma dinamici, quindi guardare il mercato in direzionalità. Quando il mercato sta scendendo si tracciano questi livelli sugli massimi, perché si cerca un punto in linea teorica per un ingresso, per rimanere a favore del movimento principale. Quando si creano questi movimenti direzionali una volta, e quando il mercato sale, scusatemi, si tracciano sui minimi, sempre per lo stesso motivo. Quando si trovano queste inclinazioni, una volta tracciate, si prendono e si traslano sui punti di massimo per verificare, solo per verificare se si sta creando un canale. Se il canale si sta creando, bene; se il canale non si sta creando, a quel punto la linea che io ho traslato sotto deve essere cancellata. Molto spesso i canali invece si vanno a creare ed è importante guardarli, perché se si può traslare questa linea, la linea assumerà il ruolo di supporto dinamico. In questo caso qui abbiamo una resistenza dinamica, qui sotto un supporto dinamico, solo se c'è un canale ben definito. Stessa cosa qui, ho un supporto dinamico, traslo sui massimi e questa qua prenderà il ruolo di resistenza dinamica se appunto il canale si crea. E in linea teorica, se io conoscessi solo i livelli 2, quando il mercato mi arriva sulla mia linea di tendenza principale, io dovrei vendere per delle ripartenze a ribasso con degli stop subito fuori dalla linea di trend, e viceversa qui dovrei comprare quando la linea di trend viene toccata sui minimi, mettermi degli stop sotto e rimanere lì. Però, come detto, è il metodo dei 5 punti, quindi adesso li vediamo, poi bisogna unire questi punti e capire se ci sono quelle che io definisco delle confluenze grafiche. Il terzo punto che cos'è? Medie mobili, 100 periodi, 21 periodi, esponenziali. Non sto a raccontarvi il perché ho scelto queste, magari lo approfondiremo in un altro momento. Comunque tendenzialmente il concetto grosso è che sono, l'effetto grosso è che sono delle medie che possono essere utilizzate su tutti i time frame, su tutti gli strumenti che noi andiamo ad utilizzare, che è la cosa che ci interessa di più. Non andiamo ad iperottimizzare questo indicatore, quindi a scegliere la 21 sul grafico orario dell'euro piuttosto che la 22 sul grafico 4 ore del cable e via discorrendo. La 21 è un ottimo compromesso, così come la 100. Guardando il grafico dall'alto verso il basso, se voi avete come ordine prezzi 21 e 100, le medie sono da considerare come dei supporti dinamici. Se voi avete guardando il grafico dall'alto verso il basso, trovate media 100, media 21 e prezzi, le medie sono da considerare come resistenza. Non è importante che la media venga toccata in maniera precisa, l'importante è che i prezzi si avvicinano a un intorno della media, quindi si possono fermare o un po' prima della media, o toccarla o andare a superarla. Ci interessa poco, perché la media è un indicatore, quindi è derivato dai prezzi. I prezzi, le candele devono prima chiudere e poi si calcola la media. Per cui una volta che arrivo nei dintorni di una media, per esempio qui so che questa media
può iniziare ad essere una resistenza dinamica, andrò a cercare, facendo la retromarcia, sui livelli 1 e sui livelli 2 che sono più importanti, se c'è qualcosa intorno a questa media che inizia a essere interessante. Quindi in questo caso qui, per esempio, giusto per fare un esempio, avevamo quest'area da scambio di ruolo che aveva iniziato inizialmente a funzionare come un supporto. Voi immaginatevi di andare a costruirla mano a mano. Io inizialmente devo prendere quest'area qui sotto, data dai due minimi che ci sono qui, 1 e 2, e segnarmela come zona di supporto. So che se il supporto viene raggiunto, da qui potrebbe ripartire, ma non andrò mai a vendere se c'è solo il livello 1. Devono esserci altri livelli che passano di qui. In questo caso avevamo, per esempio, la media mobile a 21 che andava a passare e un livello 2, che qua non è precisissimo perché non sempre i canali o le linee di trend sono precise, ma che dà l'idea che se interviene tutta questa zona il mercato può scendere. Tra tutti i punti, quindi l'1 che c'era qui, il 3 che mi dava l'idea di un mercato che potesse rimbalzare a ribasso e il 2 che era lì in test per essere rotto o meno, qual è il più importante? Il più importante è il livello 1, quindi il livello 1 sarà quello che comanderà a livello di potenziale operatività. Quindi se io arrivo qua, in questa zona mi aspetto che il mercato possa prendere, ripartire a ribasso e continuare il suo movimento. Spesso quando ci sono queste situazioni, intorno ai livelli chiave si vanno a creare anche le figure di continuazione del movimento, che sono le figure classiche dell'analisi tecnica ma che hanno un'ottima valenza, che sono il rettangolo, il triangolo e la bandiera. Quindi su questi non vado a spiegare nulla di teorico, li do per fatti, se così non fosse scrivetecelo. E se si formano anche quelle figure, meglio ancora. Vi faccio un esempio sul cable che stiamo seguendo proprio attivamente durante queste giornate. C'è stato un grafico giornaliero qui, dove abbiamo avuto, se voi andate a vedere adesso i concetti che abbiamo appena trasmesso, tutta questa zona qui gialla, che è stata una zona da scambio di ruolo, dove i minimi sono diventati massimi qui, i massimi hanno tenuto, quando abbiamo rotto a rialzo siamo tornati qui sotto, vedete che qui intorno continuiamo a scambiarci la direzionalità, quindi una volta sotto siamo scesi, una volta sopra abbiamo tenuto e siamo saliti, si è formata anche qua una bandiera, una figura a bandiera di potenziale continuazione del movimento, e se voi vedete da questa zona qui sotto, che era una confluenza grafica di livello 1, di livello 2 perché c'era la parte bassa della bandiera e di livello 3 dato dalla media mobile, con i livelli 1 che vanno a comandare perché sono i più importanti, vedete che il mercato ha rimbalzato, è arrivato sui primi massimi, adesso vedremo se andrà a rompere anche questa figura e muoversi verso l'alto. Quindi medie da utilizzare come area di campanello d'allarme, quindi quando ci avviciniamo alla media deve essere in qualcosa che ci dà un'indicazione, ci dice vai a vedere livelli 2, livelli 1, se quindi a livello di prezzo si è formato qualcosa di importante lì, e se si iniziano a intersecare queste cose, si creano le confluenze grafiche, sono dei buoni punti per studiare per l'appunto delle ripartenze. Lo stocastico poi, infine, è questo indicatore che vedete qui sotto, è un oscillatore che io consiglio sempre di non utilizzare se non si capisce bene come farlo, perché può essere pericoloso. Vi faccio un esempio subito concreto sullo Standard & Poor's. Questo qui è un grafico dell'S&P, grafico giornaliero. Voi vedete questo oscillatore, non sto a spiegarvi come è costruito, perché non abbiamo tempo, però il metodo di calcolo lo riporta sempre in una scala che va tra 0 e 100. E ci sono due zone che vedete qui segnate tra 0 e 20 e tra 80 e 100 che sono le zone che io definisco di attenzione. Sopra, tra 80 e 100, è quella che magari avete già sentito qualche volta, viene definita come ipercomprato. Quella sotto, tra 0 e 20, ipervenduto. E a me questi termini fanno arrabbiare non poco, perché danno l'idea che un qualcosa, lo strumento in analisi, si è salito troppo se è stato ipercomprato o si è sceso troppo se è stato ipervenduto. Invece non è così, perché su tanti libri, adesso non so cosa scrivono sui libri, ma tanto tempo fa sui libri c'era scritto che una volta in ipercomprato il mercato poteva sgonfiarsi, una volta in ipervenduto il mercato poteva ripartire. Se si usa lo stocastico in questo modo, cancellatelo dai grafici e non utilizzatelo, perché i rischi sono troppi. Voi dovete pensare che quando lo stocastico arriva vicino al 100,
possono esserci dei casi dove il mercato si è avvicinato ai punti precedenti, quindi qui per esempio io sono qui ma non ho ancora rotto i massimi precedenti, io qua avevo uno stocastico che era in zona di ipercomprato, avevo i prezzi su questi massimi qui, quando arrivo vicino a 100 sono vicino ai livelli precedenti, la scala è fissa abbiamo detto, e mi trovo in una zona di questo tipo, vado a vedere i prezzi sopra, in questo caso i prezzi non avevano ancora superato i punti precedenti. Ci saranno delle situazioni, se voi andate a cercarle sui grafici, dove lo stocastico si trova qui, noi andiamo a vedere i prezzi e i prezzi invece hanno superato i punti di massimo precedente. Perché lo stocastico non fa nient'altro che dirmi, analizzami nel mio caso 10 periodi precedenti, lo stocastico è un 10-6-3, analizzami 10 candele precedenti e dimmi con i prezzi di adesso dove siamo rispetto al range massimo che si è formato in quei 10 periodi. Quindi se io nei 10 periodi precedenti avevo un range di questo tipo e adesso i prezzi si trovano qui, lui mi farà vedere che siamo vicini a 100 perché non può andare oltre 100. Se i prezzi sono qui, quindi vicini ai massimi, lui mi farà vedere che siamo vicino a 100, quindi da solo non mi dice niente lo stocastico. Se lo vedete entrare in ipercomprato, non vendete assolutamente se non avete qualcos'altro che valida questa idea, perché guardate qui per esempio lo Standard & Poor's grafico daily è entrato in ipercomprato quando i prezzi erano sotto 3000, adesso siamo a 3130 e qua lo stocastico è sempre rimasto lì in overshooting, quindi è entrato lì, rimane lì e fino adesso non ci esce. I concetti di ipercomprato e di ipervenduto devono essere utilizzati se e solo se io vado, una volta che lo stocastico mi entra in una delle zone di interesse, vado a vederlo e vedo che c'è una sincronia di andamento tra prezzo ed oscillatore, quindi ho bisogno di prezzi che si muovono all'interno di due livelli 1 o di due livelli 2 e che lo stocastico si muova insieme ai prezzi. Dovrei trovare degli esempi, vediamo se ne trovo qualcuno al volo. Su sterlina Nuova Zelanda probabilmente qualcosa di buono riusciamo a trovare al volo. Altrimenti lo stocastico non è assolutamente da utilizzare in quel modo. Quindi se io ho, no, qua più che altro siamo su divergenze, cercheremo nel corso delle prossime puntate con Francesco di giovedì mattina di trovare questi esempi. Comunque per intenderci, se voi avete un mercato che si muove tra due livelli 1, quindi tra due livelli statici, e si muove in questo modo, quindi troviamo dei prezzi che si muovono bene all'interno del canale, e sotto c'è lo stocastico che mi va insieme ai prezzi, quindi dove ci sono i prezzi, i massimi di prezzi, lo stocastico mi fa i massimi, e dove sotto i prezzi fanno i minimi, lo stocastico mi fa i minimi, e c'è questa sincronia, allora io posso utilizzare il concetto di ipercomprato per vendere e di ipervenduto per comprare, perché se ci pensate starei già comprando un supporto statico, quindi già un livello 1, il livello stocastico che è il 4 mi dà solo una conferma. Al contrario, se sto pensando di vendere, starei vendendo una resistenza statica, in questo esempio, con lo stocastico che mi dà una conferma. Questo movimento di prezzi può trovarsi anche tra due livelli 2. Quindi se voi vedete un prezzo che si sta muovendo all'interno di un canale di questo tipo, ben ordinato così, e sotto lo stocastico insieme ai massimi fa i massimi, insieme ai minimi fa i minimi, ci dà gli stessi concetti. Se non siamo in una situazione del genere, l'unica cosa che possiamo fare è cercare delle divergenze. Divergenze che cosa vuol dire? Vedere i prezzi che si muovono da una parte e guardare sullo stocastico che l'oscillatore si muove dall'altra parte. Questo può essere il preludio a dei tentativi di ripartenza di movimento. La divergenza come si va a seguire? Deve essere sempre formata nella zona critica, nella zona da osservare, quindi o in ipervenduto o in ipercomprato. Abbiamo bisogno di prezzi che ci facciano dei punti di minimo ben definiti e in corrispondenza di questi minimi di prezzo, se voi guardate sotto e guardate il cursore, si creano i minimi dell'oscillatore stocastico. Quando i prezzi vengono a fare dei minimi inferiori rispetto a quelli che hanno fatto in precedenza, e lo stocastico, sempre in corrispondenza dei minimi di prezzo, vedete come siamo ben allineati a livello di tempo, mi va a creare un altro minimo, ma superiore rispetto al precedente, abbiamo un andamento divergente, i prezzi vengono giù, lo stocastico va in su. E quindi qui si può pensare a un rimbalzo dei prezzi a rialzo. Sentivo prima che parlavi, leggevi qualcosa e parlavi di profit, che è arrivato in chat, iniziamo già a parlarne, perché
voi dovete pensare che quando un segnale arriva su un livello, ci sono dei livelli, possono esserci dei livelli che sono più importanti di lui, quindi bisogna sempre fare quella che io definisco retromarcia e vedere, una volta che noi stiamo lavorando il mercato con una visione, per esempio rialzista, quali sono i punti che possono dare fastidio a questo movimento, quindi dove il movimento può fermarsi e dove possono esserci dei problemi, se ci sono, se il mercato sta salendo, delle resistenze di livello 1, 2 o 3. Se ci sono delle resistenze di livelli più importanti rispetto al 4, sono dei punti sui quali presumibilmente andare a prendere profitto parziale e mettersi con gli stop in pari, in modo tale che se il mercato poi scende, io vengo stoppato in pari sulla parte di posizione che non ho chiuso e ho portato a casa una parte di profitto, se il mercato sale, io sono uscito da una situazione di rischio perché ho preso un profitto parziale e mi sono messo con gli stop in pari e ho la possibilità di seguire il movimento. In questo esempio, questo qui è uno sterlino Nuova Zelanda Daily, ma l'ho preso davvero a caso, guardate che cosa è successo qui. Qui avevamo una divergenza di livello 4 che ha portato il mercato a ripartire. Se voi fate caso, siamo andati da 1,83 e 3 quarti a 1,86 e 3 quarti, quindi abbiamo fatto tre figure, 300 punti, che non sono poche, e qui sopra dovevamo essere già pronti a sapere che poteva esserci uno scambio di ruolo, poteva crearsi uno scambio di ruolo, perché questi minimi qui, una volta rotti, abbiamo visto che possono diventare massimi, e c'era il passaggio della media mobile a 21, quindi già qui avevamo confluenze di livello 1 e di livello 3 che potevano fare da resistenza. Dopodiché si vanno a cercare anche i livelli 2, quindi si va a vedere se da un punto di vista di inclinazioni che il mercato va a prendere, e bisogna essere onesti intellettualmente, se l'inclinazione è questa, perché vado ad unire questi punti con questo qui, devo lasciare quella disegnata, non devo, siccome la mia mente vuole vedere un qualcosa di tecnico, andare a disegnare questa roba qua, perché almeno mi vado a creare un livello 1, livello 3 e anche il livello 2. No, io devo essere onesto, tracciare la mia linea 2, come in questo caso, la linea 2 si vede che sarebbe stata superata qui, però come vi dicevo prima è un'area che bisogna vedere, questa è un'area di confluenze 1, 2, 3, tra le 3 quale comanda? Comanda l'1, vedete che qui bam, i prezzi si sono inchiodati e il mercato è sceso, quindi in questo caso su questa divergenza specifica si sarebbe preso profitto parziale e poi stop in pari, ok? E di divergenze ce ne sono diverse, ce ne sono anche in atto, ve le faccio vedere se vi possono interessare, così ci ragionate, se volete vi potete collegare chiaramente giovedì mattina alle 11:30 con Francesco, e ogni mattina io faccio un morning meeting dove andiamo a vedere proprio questo, quindi il metodo applicato. Sul DAX siamo di fronte su un grafico daily, non è bellissima come divergenza ma inizia a svilupparsi, per cui se iniziamo ad avere le rotture qui possiamo iniziare a seguire il mercato in discesa fino a quando la divergenza è valida. Chiaramente bisogna andare, una volta che i punti vengono rotti, e per punti rotti intendo sempre praticamente i livelli 1, quali sono i livelli 1 che arrivano dal passato, per prenderli come punti sui quali spezzare eventualmente l'operatività, perché possono intervenire essendo più forti rispetto a 4, come in questo caso supporti. E ne abbiamo un'altra anche sul petrolio, che voi potete vedere su un grafico sempre giornaliero, dove abbiamo dei prezzi che hanno mostrato dei massimi crescenti, questi sono casi un po' già più particolari, ma una volta che si impara a lavorare sulle divergenze si trattano anche i casi diciamo non da manuale, e qui vedi che sta iniziando già la sua prima discesa. Se dovesse rompere quest'area qui, che è quella da scambio di ruolo, vedete che iniziate a capire che cosa dico, massimi che poi sono diventati minimi, si uscirebbe da una confluenza grafica di livello 1 e di livello 2, supportati da un livello 4 che sta spingendo e che potrebbe per l'appunto portare ad evoluzioni di questo tipo. Come vedete i livelli 3, in questo caso specifico, non li vado a trattare perché non abbiamo una direzionalità del movimento con le medie impostate come abbiamo detto prima, quindi se io andando a guardare il grafico dall'alto verso il basso vedo bene che ci sono prezzi 21 e 100, allora sì che mi aspetto che la 21 possa intervenire, altrimenti se siamo in una situazione come questa qui, per esempio, dove ho prezzi 100 e 21 o dove tutto si interseca con tutto, le medie non sono assolutamente da guardare. E quindi divergenze in questo caso,
E poi, per l'appunto, quando il mercato si muove bene in laterale, utilizzare lo stocastico con i concetti di ipercomprato e di ipervenduto. Il quinto punto, per concludere, così stiamo anche nelle tempistiche, è relativo, come dicevo, a correlazioni che vanno e vengono, quindi vi invito a seguirci su base giornaliera, perché purtroppo adesso è così. Se fossimo stati 10 anni fa, avrei potuto fare una trasmissione sulle correlazioni, perché erano stabili tra obbligazionario, azionario, materie prime, valutario, e succedeva sempre lo stesso, quindi era non facile, perché non è mai facile stare sul mercato, ma più facile. Adesso invece è qualcosa che si crea e si distrugge, tant'è che il mio consiglio è quello di non farsi venire mal di testa gratuiti e cercare di trovarle, per cui queste le vediamo di giorno in giorno, mentre il sentiment che mi ero appuntato prima è un qualcosa su cui bisogna ragionare, perché quando siamo di fronte a movimenti, soprattutto direzionali, che portano al tocco di questi livelli importanti battuti sui prezzi, spesso il trader retail, non chiedetemi perché, tende a mettersi contro mercato, quindi tende a vendere i massimi e a comprare i minimi. E quando il movimento è ben direzionale e si arriva su determinati punti, e il metodo dei 5 punti con i primi 4 mostra delle possibili evoluzioni, faccio un esempio, a rialzo. E in più arrivo a guardare nel quinto punto gli indicatori di sentiment che iniziano a mostrare degli sbilanci importanti, allora lì ho una conferma che il quadro tecnico che avevo già visto, senza conoscere il quinto punto, io posso tranquillamente lavorare sul mercato. Quindi avevo già visto cosa sarebbe potuto accadere. Però il quinto punto mi dice: attenzione, che ti sto dando una conferma, perché magari siamo sui massimi, come è successo sulla sterlina, e tanti trader iniziano a mettersi corti, quindi lo sbilancio inizia a essere il 55, il 60, il 65% dei trader che sono corti. Si parla di trader retail, non di trader istituzionali. E quando questo accade, il mercato molto spesso è contraria, ne si muove dall'altra parte. Quindi attenzione anche a questo, nel quinto punto, quindi indicatori di sentiment da guardare in certe situazioni, quindi mercati direzionali e su resistenze importanti o mercati direzionali su supporti importanti, e poi unire tutto insieme per riuscire a trovare un qualcosa da applicare. I time frame, con questo chiudo, su cui vado ad applicarmi partono da 15 minuti, 15 minuti H1, H4 giornaliero, anche settimanale. Tanta gente mi dice: ma come fai a scegliere il time frame di riferimento? Io vado a vederli tutti ogni giorno, e se su uno di questi time frame o su più di questi time frame si vanno a configurare delle situazioni da metodo, cosa vuol dire? Che sul grafico orario io vedo delle confluenze grafiche, oppure sul grafico orario non vedo niente e le confluenze grafiche le vedo su 4 ore, allora in quel caso andrò rispettivamente a scegliere l'orario quando vedo le confluenze grafiche di lì, o 4 ore quando vedo le confluenze grafiche di là. Quindi il time frame che mostra la configurazione, che mostra le confluenze da metodo più belle, è quello che andrà a comandare. Quindi mi metterò su 4 ore e lavorerò su un 4 ore, anche perché in base al time frame di riferimento andrò a prendere come spunto e come riferimento, scusate la ripetizione, i livelli di profit o i livelli di stop. Molto velocemente, quando io sono su dei punti dove stanno per partire dei movimenti, molto banalmente io vado, se il mercato sta salendo, a prendere i punti di massimo precedenti, quindi livelli 1 statici, me li tiro indietro, me li tiro avanti e vedo dove sono i punti che possono essere raggiunti dai prezzi. Se il mercato sta scendendo e sono corto, vado a fare la stessa cosa ma sui minimi. E gli stop li metto quando le confluenze grafiche sulle quali sto lavorando sono talmente sporcate dai prezzi che non ha più senso rimanere dentro al mercato. Voi immaginatevi di dire: ok, io ho aperto la posizione alle 8 del mattino, alle 11 queste condizioni non erano più valide, devo stopparmi. Fate finta di guardare il grafico alle 11. Dite: se io guardassi il grafico in questo momento, comprerei? Risposta: no, quindi non devo più essere in una posizione se prima l'avevo aperta. Benissimo, benissimo Matteo. Abbiamo fatto, tra l'altro adesso ti giro un pochino di domande, tra l'altro alcuni utenti sono interessati, mi è appena arrivato anche un messaggio WhatsApp ai tuoi meeting che fai su base giornaliera. Allora andiamo con ordine perché per quanto riguarda il time frame hai risposto, per quanto riguarda Barbara diceva,
A proposito di indicatori, vediamo innanzitutto, Matteo mi continua a sentire perché vedo che stai splittando, ok, sta splittando per quanto riguarda l'audio. Matteo, adesso mi senti? Ok, vediamo, fammi un cenno Matteo quando mi senti, dammi l'ok quando mi senti, vediamo se riesco al gesti a farmi capire. Benissimo, allora per quanto riguarda invece le domande, chiedo sempre a Matteo di darmi pure un cenno con il pollice su appena riesce a sentirmi, così riusciamo a girare immediatamente quelle che sono le domande a Matteo, perché a Tommaso ha risposto per quanto riguarda i take profit, all'utente che mi aveva scritto su WhatsApp relativo ai time frame appunto nell'ultimo minuto Matteo ha risposto, per quanto riguarda l'utente che invece mi chiedeva se la registrazione è disponibile, sì, assolutamente sì, caricheremo all'interno del nostro canale YouTube quella che è la registrazione, appena torna Matteo con noi, chiedo ovviamente di darvi info per quanto riguarda i meeting e poi ovviamente ci sono le domande di Roberto, ci sono le domande di Aldo e di Allen che dice appunto che chiedeva info per quanto riguarda la divergenza sull'OIL. Matteo, adesso ci sei, mi senti? Ok, allora siamo sempre in stand by, appena riusciamo ad avere immediatamente un feedback da parte di Matteo cerchiamo di fare innanzitutto un recap per quanto riguarda come sempre i 5 punti. Matteo è stato molto esauriente per quanto riguarda la presentazione, poi con il fatto anche che c'è a vostra disposizione, che ci sarà a vostra disposizione la registrazione, ovviamente potete rivedere tutti quanti i punti con calma. Poi ho visto anche che Giuseppe Roccasalvo dalla regia è riuscito a montare immediatamente quello che erano le slide. Prego Giuseppe, ciao, buonasera. Ciao Francesco, non so se mi senti. Innanzitutto voglio ringraziare sia te che Matteo per la qualità del webinar. Io cerco di dare un attimo un mute a Matteo perché sentiamo davvero tanto tanto rumore che arriva dalla sua regia. Io, se tu sei d'accordo, andrei a ricapitolare velocemente quelli che sono stati i 5 punti trattati da Matteo durante il corso del webinar, nel senso che il primo punto io l'ho inquadrati dalla regia come metodo dei 5 punti, appunto chiamato così da Matteo Paganini, era proprio quello di andare ad individuare quelli che sono poi i livelli statici di mercato, quindi insomma i supporti o resistenze statiche su quello che può essere poi uno strumento finanziario. Dimmi se si sente bene Francesco. Io ti sento benissimo Giuseppe, Matteo vedo che ancora sta lavorando sul suo ricollegamento audio. Ok, quindi il primo punto era stato proprio quello di andare ad individuare correttamente, insomma tracciare correttamente quelli che sono poi i livelli statici di mercato. Il livello, il punto 2, così andiamo a fare un recap dell'intera puntata, era proprio quello di andare sempre ad individuare e tracciare però questa volta correttamente quelli che sono i livelli dinamici di mercato che spesso vanno a combaciare con i livelli statici. Il punto 3, trattato da Matteo, si basava proprio sull'utilizzo di due medie mobili esponenziali, una a 100 periodi e l'altra a 21 periodi. Il punto 4 andava a guardare un indicatore di sentiment di mercato che è appunto lo stocastico, andandoci poi a concentrare su quelli che sono due zone di attenzione dove spesso si cerca di andare con, quindi nello stocastico la zona alta di attenzione tra l'80 e il 100 e la zona bassa tra lo 0 e il livello di 20. E infine, se non ho capito male, l'ultimo punto che andiamo a mandare in sovraimpressione è proprio quello relativo alle correlazioni di mercato che oggi purtroppo, come diceva anche Matteo, negli ultimi mesi ma soprattutto anche negli ultimi anni non sono più stabili come una volta. Quindi livelli statici, livelli dinamici, mi sembra di capire, può ancora media mobile esponenziale a 100 periodi, 21 periodi, poi stocastico con zone di attenzione 80-100 parte alta, 0,20 parte bassa, e infine le correlazioni che purtroppo negli ultimi mesi si sono un po' perse all'interno dei mercati finanziari. Andando a legare un po' tutti e 5 punti all'interno di uno strumento finanziario e cercando poi di trovare figure di potenziale continuazione di mercato o di inversione di mercato, valutare dei trade ci può portare al rischio rendimento a nostro favore. Questo è quello che ho capito io dalla regia. Passo la linea a Francesco Cerulo, mi mancava venire. Assolutamente. Allora Matteo, visto che mi ha fatto il pollice su, quindi dovrebbe essere tornato con noi. Matteo, una cosa importante che chiedevano gli utenti è come possiamo partecipare ai morning meeting che fai e se soprattutto sono disponibili per tutti o per i clienti di Pepperstone. Innanzitutto ripetiamo questa cosa qua, o meglio, illustriamo questa cosa qua, poi ti giro altre due domande.
Matteo, riattiva il microfono perché ti abbiamo chiuso noi, vai da Skype, ti abbiamo chiuso noi l'audio perché c'era un po' di confusione. Ok, perfetto, eccoti qua. Ok, dovresti sentire, tra uno dei tre dovresti sentirmi. Ok, assolutamente sì, Matteo, ti sentiamo. Allora, niente, sul mio sito pepperstone.it, oppure scrivete pepperstone.com, venite reindirizzati tranquillamente, c'è una sezione analisi di mercato. Se voi cliccate su quella sezione, c'è Trading Hub, trovate Trading Hub, non so se posso fare vedere. Allora, assolutamente sì, Matteo, quindi se riesci a trasportare direttamente la pagina sulla condivisione monitor, guidiamo proprio gli utenti passo passo per quanto è così qua. Perfetto, così arriviamo proprio direttamente su questo. Aspetta, allora. Pepperstone, voi arrivate sul sito. Aspetta che mi si stanno caricando 2 milioni di pagine, sarà lento adesso. Comunque c'è questa sezione analisi di mercato dove voi trovate sia gli articoli che vado a scrivere al mattino, scusami, si stanno caricando tutti i sistemi qua, dove c'è notizie sui mercati, trovate le analisi scritte che vado a fare io ogni mattina, per cui trovate pubblicato per appunto un articolo DAX verso nuovi massimi, livelli e correlazioni, dove potete vedere i ragionamenti che faccio io, quindi in questo caso parlavo del mercato in questo modo, poi vado ad analizzare la maggior parte degli strumenti principali, quindi euro dollaro, dollar yen, cable e quant'altro, mentre per seguire le dirette a livello di webinar, sempre in analisi di mercato, Trading Hub. Voi cliccate qui, c'è la possibilità di andare appunto a registrarvi, quindi mi lasciate i vostri dati qui su questo pulsante, potete partecipare ai morning meeting che tengo ogni mattina alle 9 sulle aperture dei mercati europei, Wall Street Opening Bell, quindi 15.30 sulle aperture dei mercati americani, il primo è un po' più lungo, il morning meeting, perché vado a vedere proprio tutte le situazioni che ci sono e vado a spiegare tecnicamente perché stiamo analizzando il mercato in quel modo, quindi non è un qualcosa dove io potrei esaurire un morning meeting nel giro di 5 minuti a fare vedere tutti i livelli, ma è un qualcosa che non è quello che voglio fare, perché non sono qua a dare consigli operativi, ma cerco di trasmettere un metodo, quindi avrete la spiegazione del perché, del per come, e a volte vi farò venire anche un mal di testa a raccontarvi queste cose. L'opening bell alle 15.30 è molto più snello, quindi lì andiamo a vedere un aggiornamento rispetto a quello che abbiamo visto la mattina e come impostarci per i mercati americani. 10 minuti e un quarto d'ora abbiamo chiuso tutto. E poi, vabbè, ci sono i trade news, quindi sulle banche centrali e sui non farm payrolls, perché sono momenti che possono portare più volatilità, quindi preferiamo seguirli insieme. Una volta che vi registrate, ricevete ogni mattina un'ora prima un promemoria. Ho scritto tra un'ora comincia il Trading Hub, quindi collegati, e quel link è solo vostro personale, per cui non passatelo a nessuno, vi chiedo la cortesia, potete salvarvi quel link nei preferiti di internet, perché il link sarà sempre quello, quindi se voi ce l'avete salvato sapete che a quelle ore potete collegarvi e trovare qualcuno nella stanza, me praticamente, e è per i clienti di Pepperstone chiaramente, perché è un valore aggiunto che pensiamo di poter dare a livello di formazione. Ci stiamo strutturando molto bene, io arrivo da tanti anni sul mercato dove ho fatto formazione per tanto tempo, ho visto che è un'arma vincente per tutti, per cui devo per forza di cose tenerlo chiuso per i clienti di Pepperstone, però diamo dei periodi di prova, attualmente ci sono 2 settimane di prova, per cui chi vuole iscriversi e venire a seguirmi può farlo tranquillamente, dopodiché ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo per tutto. Benissimo, benissimo Matteo, abbiamo spiegato questo importante punto che ci tenevo appunto a farti diciamo annunciare, perché è una cosa piuttosto interessante per tutti appunto i clienti di Pepperstone, e poi per quanto riguarda alcuni periodi di prova come quello in corso. Per quanto riguarda alcune domande, vado abbastanza veloce Matteo, perché c'è un utente che dice: queste tecniche vanno rivisitate in riferimento all'azionario puro e non al Forex, da un punto di vista tecnico ci sono delle differenze applicative fra i due campi? Grazie mille e complimenti. Allora dipende.
Dipende dallo strumento, dovremmo andare a vedere strumento per strumento. Se volete analizzarli, io sono a vostra disposizione. Quindi, se voi mi dite analizziamo questo titolo piuttosto che l'altro, lo andiamo a vedere insieme. Perché il concetto che sta dietro questo metodo è un concetto di lavorare sul mercato o sui mercati più liquidi che ci sono. Quindi, se voi guardate un grafico di quelli che vi ho mostrato, sono grafici molto fluidi, con tantissima liquidità, con pochi gap di prezzo, con pochi salti. È il motivo per cui funziona bene. Su alcune azioni ho visto che funziona bene, su altre ho visto che non funziona bene, e quindi bisognerebbe andare nello specifico su ognuna di queste. Se tu hai capito i concetti che ho trasmesso adesso, puoi iniziare ad applicarli alle tue azioni, inizi a renderti conto da solo se funzionano o meno, e se vuoi un mio parere, sono più che aperto e più che disponibile a dartelo, chiaramente senza voler insegnare niente a nessuno. Io vi racconto solamente quello che faccio e vi do un parere da un punto di vista di concretezza, se secondo me può essere applicabile o meno da qualche altra parte. Benissimo, benissimo. Ti giro la domanda di Aldo, perché faceva riferimento al livello 1, dice, poi arrivo anche a Roberto per quanto riguarda sterlina contro dollaro americano, così facciamo questi altri due strumenti al volo. Matteo, dice Aldo, quindi sul DAX siamo su un livello 1 importante, possiamo valutare il segnale short dopo la candela di oggi. Livello 1 di DAX, lo possiamo andare a vedere insieme, Matteo? Allora, sì, immagino che si parli di un time frame giornaliero, credo. Siamo su un livello importante e siamo all'interno di una figura che potrebbe essere di continuazione del trend rialzista. Facciamo un'analisi dei 5 punti. Primo punto, livello statico, che vedete qua in giallo, quindi vota per una ripartenza dei prezzi. Tant'è che oggi, non so se avete visto il DAX, siamo andati sui primi target che noi stiamo dando da un po' di tempo, che sono il 345, e abbiamo sfiorato i secondi target 385. Secondo punto, linea dinamica che vedete qui disegnata, che è stata rotta in laterale, per cui da un punto di vista 2, punto di domanda, andiamo su, andiamo giù, non si sa, siamo in laterale, questa linea di tendenza non è più valida. Se andiamo a vedere il mercato un pochettino più da lontano, grafici settimanali, la tendenza c'è, è innegabile, ma non è ben incanalabile, cioè andremo a disegnare un qualcosa di questo tipo, e capite anche voi che adesso ci serve assolutamente a niente. Ci serve soltanto a capire che anche se lo traslassimo sui punti di massimo non si creerebbe nessun canale, per cui in questo caso via tutte e due, si tiene come riferimento l'ultima tracciata su un daily, che è un qualcosa che fa senso, e si prende atto che è stata rotta in laterale, quindi il punto 2 non dà votazioni né per un acquisto né per una vendita. Punto 3, media mobile passa qui sotto, guardando dall'alto al basso il grafico, abbiamo prezzi 21.100, quindi le medie fanno da supporto. Abbiamo detto che dobbiamo arrivare negli intorni di una media, quindi non è importante che la media venga toccata, per cui questo depone a favore della media come supporto dinamico. Però la media qua, come vedete, si trova a metà tra questi supporti, che sono dei punti di resistenza statici che abbiamo visto qua, che possono divenire supporti, e a metà della prima area di livello 1. Quindi questa media qui è valida come supporto di ripartenza dinamico, però con una validità a metà, perché come vedete si porta a metà di questi due livelli. Da un punto di vista 4, lo stocastico è in divergenza, una divergenza non pulitissima, perché se voi andate a vedere si sono formati questi piccoli massimi di stocastico insieme a un'area di massimo di prezzo, e qui abbiamo iniziato ad avere uno stocastico che gira su prezzi che non hanno fatto un massimo ben preciso, ben secco, ma su un'area di massimo che adesso si sta andando a creare. In casi come questi, che cosa si fa? O si aspetta la chiusura giornaliera, e se il grafico va a chiudere sotto i punti di massimo precedenti, ma verso la parte alta, con uno stocastico che è in divergenza, si pensa eventualmente a un mercato che va a ripartire a ribasso, perché c'è un risk reward bellissimo, stop subito sopra i massimi, e quindi rischio monetario e anche tecnico molto basso, per delle ripartenze che giustificano il risk reward, perché dai massimi possiamo da prima scendere qui. Se questi minimi non intervengono, io posso aspettarmi di arrivare ai secondi; se questi non intervengono, posso aspettarmi di arrivare ai terzi, per cui un reward potenziale molto buono, con un reward iniziale comunque superiore al rischio. Oppure si aspetta, se il mercato non va a fare le chiusure che abbiamo detto, delle rotture di punti importanti. In questo caso, nello specifico, l'area principale che stiamo seguendo è 13.090, sotto la quale
iniziare a farsi spingere dallo stocastico, perché il livello 1 è stato rotto, il livello 2 è stata confermata una rottura perché il mercato sta scendendo, tra il livello 3 e il livello 1, che sono i successivi andando in giù, che possono, come abbiamo detto, dare fastidio, il più importante è il livello 1, quindi si prende come riferimento il livello 1 come livello di primo target. Se si arriva qui, stop in pari, prima presa di profitto e poi si rimane lì per vedere se il mercato va spinto dalla divergenza. Oppure si aspetta la rottura dei punti di massimo adesso, perché la figura di continuazione è andata a crearsi, se il mercato rompe a rialzo può liberare un po' di strada, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Se qui avessimo avuto, per intenderci, il passaggio della media mobile qua e anche il livello 2, quindi qui si fossero formati livello 1, 2, 3, uno scenario ulteriore da poter lavorare oltre a quello di rottura che abbiamo visto adesso, che sarebbe valido anche nel caso che sto citando adesso, e oltre a quello che vuole la rottura dei massimi, sarebbe stato pensare a delle ripartenze dirette dai minimi, perché saremmo stati su confluenze grafiche di livello 1, 2, 3 come supporti, con degli stop e reverse sotto, perché se il mercato rompe e va a muoversi a ribasso, viene spinto dal 4, che a quel punto ha vinto come forza rispetto all'1, 2, 3, li ha spazzati via, quindi inizia a comandare lui. Fino a dove? Fino a dove troveremo dei supporti di livello 1, 2 o 3 o delle confluenze grafiche che possono e fare da trazione per i prezzi e intervenire a frenata di essi. Quindi mano a mano, che se deciderete di seguirmi, vedremo tante situazioni, si metterà insieme una casistica che vi dà quei 10-15 scenari totali operativi che una volta che avete, che riuscite a padroneggiare, sapete leggere bene o male qualsiasi fase di mercato, perché o siamo pronti a comprare o siamo pronti a vendere, o se non ci capiamo niente tiriamo sulle mani e stiamo fuori dal mercato senza nessun tipo di problema. Abbiamo tantissimi strumenti da guardare, io faccio un po' il cecchino, quindi guardo i più belli, dove trovo le situazioni tecniche pulite posso lavorare, che sia l'euro dollaro, che sia il cable, che sia sterlina Nuova Zelanda, che sia l'oro, il petrolio, lo Standard & Poor's, il Dow Jones, eccetera eccetera eccetera. Benissimo, benissimo Matteo, andiamo in chiusura perché ovviamente siamo andati abbastanza lunghi. Io volevo ricordare assolutamente l'appuntamento con noi settimanale, ogni giovedì mattina, come sempre andiamo un pochino a monitorare quelli che sono i mercati finanziari. Tra l'altro ricordo a tutti quanti che questa sera ci sarà il primo duello televisivo fra Corbyn e Johnson, quindi all'interno del Regno Unito, e capiremo, o meglio cercheremo di capire nelle prossime giornate, quindi giovedì mattina cascherà un pochino a pennello Matteo, perché ci saranno 24 ore per capire, per vedere un pochino quelli che saranno gli aggiornamenti degli ex poll o comunque sia dei sondaggi, e vedremo un pochino la sterlina come si muoverà. Per quanto riguarda Pepperstone, Matteo, il sito di riferimento, lo ricordiamo ancora, è www.pepperstone.com/it per chi ovviamente volesse leggere l'italiano, altrimenti multilanguage come si suol dire. Per quanto riguarda Matteo, tra l'altro saremo insieme all'IT Forum di Milano la prossima settimana, quindi invito anche tutte le persone che possono partecipare all'IT Forum di venire a partecipare, magari riusciremo a fare anche qualche sorpresa insieme appunto a Matteo stesso. Matteo, che dirti, come sempre grazie ancora per questo appuntamento fuori orario, ma noi ci ritroviamo giovedì mattina. Grazie a voi, grazie Francesco, grazie a Giuseppe, grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza di seguirci fino adesso o a chi vedrà la registrazione, e basta, un saluto a tutti. Grazie. Grazie ancora Matteo Paganini, Managing Director di Pepperstone. Io ringrazio ancora una volta tutte le persone che sono state collegate con noi, ringrazio Simona, Aldo, Antonio di Selezione Esemplare, Filippo, ho visto i ringraziamenti anche su WhatsApp, quindi grazie davvero a tutte le persone che come sempre ci scrivono. A me non resta che augurarvi una buona serata, il prossimo appuntamento qua su visionforex.info invece per domani mattina ore 9 parleremo un pochino di trading live e andremo a vedere come si muovono i mercati finanziari in apertura del cash europeo. Un ringraziamento ancora a tutti e a domani mattina.